Combra Brusor a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo episodio di Lord of the Fallen. Ragazzi, ho un po' farmato, mi sono un po' potenziato un po' l'agilità, la salute, cazzi vari. Ma tranquilli, non sono andato molto avanti perché ad andare avanti lo volevo fare con voi, capito? Quindi ragazzi, continuiamo la nostra mitica avventura fantasy. Allè, è già un bivio. E non sono ancora riuscito a uccidere quello schifo di ragno lì. Troppo forte. Ci sono spawnati? No, a quanto pare no. Ma mi sembra che più là ci sia un tizio. Potete capire quanto ci ho messo? Eccolo. Non so se lo vedete in lontananza. Non so, potete capire quanto ci ho messo. Ok. E poi vedete che ho una quarta fiala aggiuntiva. E ho trovato una boccetta di pozione vuota. E sono riuscito a piamme la quarta fiala. Grazie a Dio. E poi io di là non ci vado, ci sta il tizio. Quindi andiamo di qua. Qui ce n'era un altro tizio. Ah, poi sta porta si può aprire. Porta chiusa, ovviamente. Ah, poi eccoli i nemici base con lo scudo. Che poi non è che sono tutti sti grandi lottatori. Accidete. Il mio scudo è più grosso, che te credi? Dai, forza. Attaccami, scopriti. E olè, backstep. Se ti scopri ovviamente c'è backstep. Questa è la regola, è la regola. Ok, passiamo a tuo fratellino adesso. Prova a fargli il backstep. Piano piano, piano piano, piano piano. No, non riuscito. Aia. Oh, backstep, backstep. In ritardo però, il backstep. Ok, ok, ok. Andiamo avanti. I mortacci. Ole. Porta. Questa si apre. No. Porta è chiusa dall'altra parte. Ok, saliamo. C'è qualcuno? Sì, c'è arciere. Vuoi che ti backsteppo? Sì, Yuri. Ok, l'hai chiesto tu. Ole, visto, io accontento sempre di quelli che mi chiedono dei favori. Ce n'è un altro. Anche tu vuoi che ti backsteppi? Sì, Yuri. Vedi? Ma sono troppo buono. Sono troppo buono. Lo so, ragazzi, lo so. Ah, se vi volete far backsteppare, chiamatemi pure. Mamma mia, da quanto tempo è che volevo fare un backstep a sti cornuti. La mia ascia sta per avere un orgasmo. Mamma mia, è da un po' che non ci gioco anche a sto gioco. Puoi fare un backstep così a un cornuto? Mi fa troppo piacere. Ah, forzieri. Gimmi dai, gimmi dai. Scudo pesante. Rocchi, bottiglia vuota, un'altra bottiglia vuota. E dai, scudo. Scudo pesante. Rocchiere. No, io per il momento mi tengo lo scudo grande. Poi si vedrà. Ok. Ma non eri morto tu? Scusami, tre secondi fa non eri accasciata a terra lì morente? Ora che fai adesso che sì? Hanno cominciato a prendere l'abitudine di ritornare in vita. Sti maledetti. Lasci qua. Aia aia. Maledetto. Next gen. Nuovi nemici. Ah, sono tipo goblin. È inutile che ti incassi i mini ult. Oh, vedi? Te l'avevo detto di non incazzarti. Non ti buggare però, Hagrid. Vi ricordate quello che avevo detto paio di episodi fa? Che cosa faceva ad Hagrid? Sapete vero che cosa gli facevo? Che poi sta anche nella posizione giusta, non ci ha manco visti. Sì, però prima. Ecco, mettiti in sta posizione, resta fermo così, Prima di tutto, salviamo. E sì, mi manca pochissimo, ok. Punto magia.
posso aumentare solo preghiera. E vabbè, aumentavo se preghiera. Poi meglio salvare tutta l'XP. È vero, ridammi una fialetta. Anzi, 5 fialette. E vai, Hagrid. Prepara, ecco, resta così. 1, 2, 3. E te. Perché le cose che potrebbero darmi almeno una soddisfazioncina, almeno una, non le posso fare? Vabbè, Hagrid, senti, okay, parlami. Finally you're here. Quick, we don't have time to lose. Sono appena arrivato, un attimo, ho sterminato una popolazione per trovate. Almeno un grazie, ciao, come stai? Stato, ma le ferite che devo fare? Dove sei stato? I reached the citadel. I was able to speak to Antanas. He is concerned about the pathway to the Rogar realm. We must stop the Rogar lords from entering our world. You must travel through the pathway and stop them. How are your injuries? One of the monks tended my wounds. I'm not fighting fit, but you don't have to worry about having to deal with my corpse just yet. Ah, è quello senza un braccio. Dai, sono sicuro che ti ha curato quello senza un braccio. Dillo. Che poi quando sono tornato indietro l'ho trovato. È un mio amico, trattamelo bene. Che poveraccio, ho dovuto tagliare un braccio e gli ho salvato la vita. Modestamente. What is devo it fare? Dimmi quello che devo fare e io lo faccio. The Rogars are transitioning from the realm from the other side of this pathway. Once I'm there, how do I stop them? Traversing dimensions requires a vast amount of power. Look for a source or manifestation of such power. Basta parlare, andiamo, va. Let's go. Secure this area first, Harkin. Only then we can proceed. There is a lord in the graveyard. It must be destroyed before we can move forward. Che palle, un altro boss. Datemi tregua. Cioè, prima Sauron, poi suo fratello. E mo chi cazzo è? Il cugino. Vabbè, uccidiamo sto lord. Però dopo, finita tutta sta avventura, voglio almeno una birra. Almeno questo. Aspetta un attimo, ricontrolliamoci l'equipaggiamento e poi andiamo. Chi sarà il nostro prossimo avversario? Fatti vedere. Andiamo sì e vado al cimitero. Porco Giuda. Oh, almeno questo non c'ha lo scudo, porca Eva. Ok, e iniziamo. Olè. No, bastardo! Fa uscire Dildi da sotto! Non vale! No! No! Ok, abbiamo capito che quell'attacco stordisce. Almeno non c'ha lo scudo. Penso sarà un po' più semplice. Dai, che stavolta te non c'hai lo scudo. Sei niente. Ok, una tacca gliel'abbiamo tolta. Che sta a fa? Oh. Che sta a fa? Che sta a fa? Che cazzo fa? Che cazzo è successo? Cosa? Aspetta, fatemi capire. Con quell'attacco mi ha ucciso. Quell'attacco ti toglie tutta la vita. Ma stiamo scherzando? No. Questo è uno scherzo degli ideatori del gioco. Molto simpatici ideatori, ma non fa ridere. Non fa assolutamente ridere. Come è venuto in mente di dare a un nemico un attacco che uccide al primo colpo? Che poi quella merda blu che usciva era dappertutto, come faceva a schivarla? Boh.